Dopo il trasferimento dei cinghiali hanno inizio le operazioni di pulizia del Parco della Maggiolina. Il 30 agosto sarà riaperto. Oltre 7 milioni di euro per la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici in provincia. Si scaldano i motori per la 19ª edizione del Festival della Mente di Sarzana. Il tema sarà quello del movimento. A Pian di Valeriano una via dedicata a Giuseppe Bertarelli, tragicamente scomparso a 14 anni nel 1964. Al Picco arriva il Sassuolo, anche questa sera gli Aquilotti potranno contare sui tifosi, curva ferrovia esaurita già da ieri. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con il TLS Giornale. Sono iniziate le operazioni di pulizia e messa in sicurezza del Parco della Maggiolina dopo il trasferimento avvenuto ieri degli ungulati che da settimane scorazzavano nel parco. La buona notizia è che da martedì 30 agosto i cancelli del parco potranno essere riaperti al pubblico. Ascoltiamo i dettagli nel servizio di Sergio Diofili. C'è una legge regionale che impedisce di liberare i cinghiali catturati alla Maggiolina, per cui da ieri pomeriggio gli ungulati sono stati portati in un'area verde recintata a Ricol del Golfo, messa a disposizione da un privato sotto il controllo dell'ASL nell'attesa che vengano fatte tutte le analisi sugli animali. Come è noto, uno dei cinghiali, forse a causa dello stress conseguente alla cattura, è morto, per cui seguiranno gli accertamenti del caso. La buona notizia è che da martedì prossimo 30 agosto il Parco della Maggiolina sarà restituito alla collettività, una volta resi noti gli esiti sulle analisi dei cinghiali e dopo che si sarà proceduto alla bonifica dell'area. In queste ore sono in corso le operazioni di pulizia e messa in sicurezza sotto il coordinamento dell'Ufficio Ambiente del Comune ed eseguite da personale specializzato secondo i protocolli indicati da ASL 5. Dopo la disinfestazione del parco, che prevede l'uso di insetticidi, alcuni dei marciapiedi che costeggiano la struttura saranno interdetti al transito dei pedoni fino a che gli effetti delle sostanze utilizzate non si saranno esauriti. Nella giornata di lunedì gli addetti comunali del verde pubblico provvederanno alla sistemazione e alla messa in sicurezza dell'area interna. Si occuperanno di recuperare i rami caduti, di riempire le buche e di ripristinare il manto erboso danneggiato dai cinghiali. Martedì quindi il parco dovrebbe poter essere finalmente riaperto al pubblico. È stato ripristinato circa il 50% delle 900 utenze rimaste senza fornitura di gas ad Ameglia, nello Spezzino, a seguito della rottura dell'acquedotto che alcuni giorni fa ha provocato l'allagamento delle tubazioni del metano. È quanto comunicato dal gestore Italgas. Stanno proseguendo gli interventi dei tecnici che confermano entro domani, domenica 28 agosto, il riallaccio di tutte le utenze interessate dal disagio. Si prevede che l'attività di spurgo proseguirà per alcuni mesi senza tuttavia compromettere il servizio. Presentato il nuovo progetto per la messa in sicurezza e il rifacimento di alcuni edifici scolastici della provincia della Spezia, saranno investiti oltre 7 milioni di euro che garantiranno più efficienza delle infrastrutture anche dal punto di vista energetico. Ascoltiamo i dettagli nel servizio di Carolina Cardetti. È stato presentato il nuovo piano degli interventi della provincia della Spezia per gli istituti scolastici provinciali. Si tratta di un investimento complessivo di oltre 7 milioni di euro che garantiranno più efficienza delle infrastrutture anche dal punto di vista energetico. L'incontro è avvenuto presso il Palazzo della Provincia Spezzino tra i dirigenti degli istituti scolastici superiori e l'ufficio tecnico della stessa provincia. Si tratta di una serie di programmi a proseguimento degli investimenti sviluppati negli ultimi 3 anni e che avranno inizio nel corso del 2022 e del 2023, sia per la messa in sicurezza e la modernizzazione delle sedi scolastiche, sia per la riqualificazione degli edifici. A coprire gli oneri di questi interventi sono stati reperiti fondi già individuati e acquisiti nell'ambito dei finanziamenti Next Generation EU per opere prioritarie già in fase di avvio. Nel dettaglio, i lavori saranno eseguiti presso l'Istituto di Istruzione Superiore Statale Cardarelli alla Spezia, l'Istituto Tecnico Commerciale e Tecnologico Fossati da Passano alla Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Cappellini Sauro alla Spezia, l'Istituto Statale di Istruzione Superiore Parentuccelli Arzerà a Sarzana,
L'Istituto Scolastico Fossati da Passano, edificio cosiddetto Nuovo Pignone, sito alla Spezia. L'Istituto Scolastico Einaudi di Via La Marmora alla Spezia. L'Istituto Scolastico Provinciale Cardarelli della Spezia, sito in Via Carducci. Con questo piano diamo continuità al lavoro che la provincia ha già portato avanti in questi ultimi 2 anni, dichiara il presidente della provincia della Spezia Pierluigi Peracchini. Si tratta di una programmazione che, oltre alla messa a norma delle infrastrutture, ha anche adottato una serie di procedure per garantire il risparmio energetico. Il piano avrà attivazione nelle prossime settimane, ci sono già i fondi. Inoltre garantirà, conclude, supporto al potenziale che le istituzioni scolastiche possono utilizzare per sviluppare opportunità formative e di inserimento nel mondo del lavoro. Piano di Valeriano non dimentica il giovane Pino e il sindaco Massimo Bertoni gli intitola una strada. Era appena 14enne Giuseppe Bertarelli quando il 5 agosto 1964 in sella alla sua bici morì nello scontro con un camion proprio a Piano di Valeriano. Fu una tragedia e oggi tutta la popolazione lo commemorerà con le nipoti che arriveranno da Brugnato, dove la famiglia in seguito si trasferì. Questa sera è avvenuta la cerimonia al Parco Comunale, a cui è seguita la benedizione del parroco Don Filippo Santini, i saluti istituzionali e il concerto della banda musicale Giacomo Puccini. La nuova strada, futura via Giuseppe Bertarelli, parte dall'intersezione provinciale 10 della Val di Vara fino a incontrare via Emanueli. Alle elezioni politiche del 25 settembre è presente anche la lista Noi di Centro a livello nazionale, che si ispira ai valori cristiani. Capolista alla Camera dei Deputati per la Regione Liguria del collegio plurinominale proporzionale, il candidato Gaetano Russo, che sarà candidato anche al collegio uninominale della Camera dei Deputati. Roberto Sensoni e Antonella Guidi Fabbri sono candidati alla lista plurinominale alla Camera dei Deputati per la Liguria e Sensoni è candidato anche al collegio uninominale della Camera dei Deputati di Genova Est e Tiguglio. Daniela Cobai è invece candidata al collegio plurinominale della Camera dei Deputati. E vediamo ora, come ogni sabato, la pagina dedicata alla diocesi della Spezia Sarzana Brugnato, che sarà domani nel quotidiano cattolico Avvenire. E vediamo sulla pagina La Spezia 7, supplemento del quotidiano cattolico Avvenire, le principali notizie che potrete trovare domani in edicola. In apertura, Cassego, una sinodalità costruita in tanti anni. Il vescovo Mario Vaccari ha infatti parlato del clero spezzino. Alcune decine di sacerdoti e diaconi permanenti si sono infatti ritrovati venerdì mattina al centro San Pio X di Cassego, ospiti della comunità del seminario per il tradizionale incontro estivo del clero. A centropagina, cambio della guardia giovedì 1 settembre alla direzione dello studio teologico interdiocesano Monsignor Enrico Bartoletti di Camaiore. Monsignor Enrico Nuti, vicario generale della diocesi spezzina, sarà infatti il nuovo direttore. E sempre a centropagina, ancora giovedì prossimo, Madre Maria Teresa Durante, da vari anni badessa del monastero di clausura benedettino di Castellazzo alla Spezia, compie 60 anni di professione monastica. Nell'articolo di spalla si parla invece di pellegrinaggi. Nelle scorse settimane, infatti, l'esperienza del cammino di Compostela è stata compiuta anche da numerose altre persone provenienti proprio dal territorio spezzino. E in fondo pagina vediamo invece alcune notizie in breve. Il 12 e il 13 settembre, due giornate che saranno dedicate al convegno per catechisti e catechiste in programma proprio alla Spezia. Domani sera invece il vescovo Monsignor Luigi Ernesto Palletti sarà a Levanto per la vigilia della Madonna della Guardia, mentre lunedì verrà festeggiata nella parrocchia del Piano di Castelnuovo Magra a Molicciara la Madonna della Guardia.
In chiusura, in taglio basso, il cammino verso la bellezza. Il settore adulti di Azione Cattolica ha infatti tenuto nell'oasi giannelliana della Cerreta di Carro il fine settimana di formazione sul tema arte, bellezza e spiritualità. Queste sono solo alcune delle principali notizie che potrete trovare sulla pagina spezzina di Spezia 7 di Avvenire, in vendita domani nelle edicole e nelle chiese della nostra diocesi. Il Passo della Cisa a Pontremoli torna protagonista per l'attesissima giornata del 29 agosto con i tradizionali festeggiamenti in occasione della Madonna della Guardia. In programma la messa solenne alle 11:15 al Santuario della Madonna della Guardia, patrona degli sportivi di tutto il mondo, e poi la fiera. Liguria sempre più protagonista sui mercati internazionali, con un aumento di quasi il 9% delle presenze di turisti stranieri a luglio di quest'anno rispetto allo stesso mese del 2019, pre-Covid. E quanto emerge dai dati dell'Osservatorio Turistico Regionale, basati sul report di circa 90% delle strutture ricettive e quindi destinati a salire ancora. Per quanto riguarda le province, è lo Spezzino la provincia più internazionale in termini turistici. Complessivamente a luglio, rispetto allo stesso mese del 2019, si è registrato un aumento del 2,71% dei turisti, con un più 8,28% degli stranieri, che garantiscono il doppio delle presenze rispetto agli italiani. E ora veniamo al bollettino Covid. Sono 600 nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte dei 4.986 tamponi effettuati. I casi attivi sono così 10.899. A livello regionale scendono le ospedalizzazioni. In Liguria i ricoverati sono 254, 18 in meno rispetto a ieri. 7 persone si trovano in terapia intensiva. In tutta la regione si sono registrati 2 decessi, nessuno in ASL 5. Continuiamo poi con i dati provinciali. A Spezia i positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 76 e in totale i positivi sono 1.415. Nella nostra provincia i ricoveri salgono a quota 38, uno in più rispetto a ieri. La terapia intensiva resta vuota. Il Festival della Mente a Sarzana sta per tornare dal 2 fino al 4 settembre, questa è la 19ª edizione, animerà il comune con incontri, letture, spettacoli, laboratori e momenti di approfondimento culturale. Tema di quest'anno è il movimento, con il quale il Festival si interrogerà sui temi più urgenti della contemporaneità e sulle grandi sfide che ci riserva il futuro. Vediamo i dettagli nel servizio di Sergio Diofili. Biglietti quasi esauriti per gli incontri del Festival della Mente in programma a Sarzana da venerdì 2 a domenica 4 settembre. Sarà il concetto di movimento il tema di questa 19ª edizione, che sarà aperta venerdì prossimo da Filippo Grandi, alto commissario per i rifugiati dell'ONU, con una lectio magistralis sui 100 milioni di persone oggi in fuga da guerre e carestie. Una formula vincente, quella della rassegna sarzanese, che oggi è diventata un'impresa da 500.000 di euro rispetto ai quali Fondazione Carispezia contribuisce per la metà. Qui i relatori non presentano i propri libri, ma portano un contributo originale al dibattito culturale che in 19 anni ha prodotto e messo a disposizione del pubblico attraverso l'online quasi 1.000 interventi. 25 gli appuntamenti all'interno del centro storico sarzanese, più 15 laboratori dedicati a bambini e ragazzi e uno spettacolo serale a chiudere ognuna delle giornate. 200 i ragazzi che si sono offerti volontari per aiutare l'organizzazione. I temi affrontati quest'anno saranno la guerra, l'emergenza acqua e l'impatto psicologico della pandemia sulle giovani generazioni. Tra gli ospiti lo scrittore israeliano Davide Grossman, il ricercatore del MIT Giulio Boccaletti, l'accademico dei Lincei Carlo Alberto Redi. Immancabile la trilogia di Alessandro Barbero, con i biglietti esauriti da tempo, così come già sold out l'appuntamento con la reporter di guerra Francesca Mannocchi. L'organizzazione renderà noti in questi giorni eventuali altre disponibilità, ma le vendite sono oltre l'80%. Ultimi biglietti disponibili anche per gli spettacoli al Teatro Impavidi. Primo appuntamento venerdì 2 alle 21:15 con Vasco Brondi, che porta in scena Viaggi disorganizzati. Sabato 3 alle 21:30 sarà invece la volta della pianista Frida Bollani Magoni.
E rimaniamo a Sarzana, dove ci sarà una nuova edizione del Mercatino Regionale Francese, che si terrà appunto dal 9 all'11 settembre in Piazza Martiri della Libertà. Tante le prelibatezze enogastronomiche presenti, tutte rigorosamente di qualità e tradizione francese. Il mercatino sarà aperto il venerdì dalle 12 alle 23 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 23. Fabbrica d'arte di Monterosso compie 40 anni e condivide con il meraviglioso Borgo delle Cinque Terre una rassegna che ruota attorno a questa realtà. Alla presentazione hanno partecipato anche i vertici di Confartigianato. Vediamo il servizio di Chiara Alfonsetti, le immagini sono di Daniele Rabuazzo. Un'arte e una passione diventate un lavoro. Si può riassumere così la storia della fabbrica d'arte di Monterosso che ha raggiunto l'ambizioso traguardo dei 40 anni di attività. A Monterosso, nel suggestivo scorcio di Torre Aurora, è stata presentata la 5 giorni dedicata a una serie di esperienze attraverso laboratori organizzati proprio da fabbrica d'arte. Quando noi abbiamo aperto Monterosso, e che facevamo questo tipo di ceramica che quasi era inusuale anche in Italia, perché il gres e la porcellana non c'erano qua da noi, e ci guardavano un po' tutti con una faccia insomma un po' incredula, e anche le prime cose non erano quelle di oggi, e soprattutto però poi le cose sono sempre andate meglio, abbiamo avuto un riscontro dalle persone del paese, da tutti i turisti che vengono qua, veramente notevole, ci apprezzano. La rassegna in programma dal 28 agosto al 3 settembre si chiama Numero 5, conta 5 appuntamenti che vedranno protagonisti, 5 sensi, 5 artisti alle 5 terre. Proprio attraverso l'identificazione anche di forme pregiate di imprenditoria, che si può veramente offrire anche un nuovo paradigma di offerta turistica, proprio per intercettare anche un'offerta turistica, un turismo che sia anche più responsabile, anche più consapevole, più attento anche a quello che viene a visitare, è necessario dare la possibilità di conoscere l'anima dei luoghi. L'anima dei luoghi si percepisce, si conosce e anche si trasmette attraverso quelle che sono delle tradizioni culturali e anche artistiche. Fabbrica d'arte associata a Confartigianato La Spezia, che ha partecipato alla presentazione. L'abbiamo seguita per tutti questi anni con la passione che contraddistingue sempre il mondo dell'artigianato, con le capacità, le manualità, e hanno successo in tutto il mondo. Tramite l'e-commerce sono esportati, sono apprezzati e hanno questo riconoscimento. L'associazione di categoria ha consegnato a Fabbrica d'Arte una targa per l'ambizioso traguardo raggiunto. E ci spostiamo a Lerici, prima gara di pesca sportiva organizzata da ANFAS, La Spezia e Special Olympics, un'iniziativa organizzata in collaborazione con la SD Gabbiano, che ha messo a disposizione dei ragazzi le imbarcazioni per cimentarsi in questa gara. Vediamo il servizio. Oggi ANFAS La Spezia Special Olympics presente nel comune di Lerici in questa bellissima cornice per la prima gara di pesca sportiva, un'iniziativa in collaborazione con la SD Il Gabbiano, che ci ha ospitato, ha messo a disposizione le barche. I ragazzi sono stati felicissimi, hanno pescato veramente tanti pesci all'insegna dell'inclusione, quindi un ringraziamento a tutti i collaboratori e naturalmente un invito per il prossimo anno a far sì che si possa ripetere questa splendida iniziativa. E la facciamo premiare dalla Presidente! Eccoci in una splendida cornice lericina, che questa mattina abbiamo avuto l'orgoglio di ospitare i ragazzi dell'ANFAS e dello Special Olympics, che si sono dedicati alla pesca e hanno pescato, sono stati felicissimi, e noi siamo molto orgogliosi di questa giornata in cui abbiamo potuto far vedere che la pesca è aperta a tutti all'insegna dell'inclusività. E passiamo all'hockey su pista, tutto pronto per quella che dopodomani, lunedì 29, in pieno centro a Sarzana sarà la presentazione ufficiale del Gamma Innovation nella sua edizione 2022-23. Il servizio è di Andrea Catalani.
In attesa di avviare la stagione agonistica ufficiale il prossimo 3 settembre in casa contro il Trissino campione d'Italia per il turno d'andata della Supercoppa italiana, in quanto i rossoneri sono detentori della Coppa Italia, e quindi il campionato di Serie A1 il prossimo 17 di settembre, intanto il Gamma Innovation Hockey Sarzana si presenta lunedì prossimo 29 agosto ore 21 immancabilmente in piazza De André, come è stato per la medesima occasione un anno fa, e al proposito vediamo qualche immagine. Questa volta, oltre che la prima squadra, al centro delle attenzioni c'è lui, Paolo De Rinaldis, che torna all'ovile dopo aver navigato per mezzo hockey su pista nazionale con successo. Si occuperà, oltre che della squadra di Serie A1, anche quella di A2, ivi coadiuvato dall'allenatore giocatore Matteo Pistelli. Quello che Sarzana ha fatto grandi passi, io l'ho trovato molto cambiato in positivo negli anni, quindi diciamo che allora furono gettate le basi per arrivare dove siamo arrivati oggi, quindi questo per me comunque è un motivo di grande soddisfazione, avere in ogni caso contribuito a questo sviluppo che poi si è consolidato addirittura anche con risultati eclatanti a livello nazionale, non solo. Quindi da questo punto di vista molto molto felice di essere tornato a casa. Ecco, e di quegli 9 anni mi pare che intanto sono trascorsi, cos'è che lo rende più ricco anche proprio sportivamente, direi, ora che torna qui? Chiaramente l'esperienza viene girando diverse situazioni, avendo a che fare con tante realtà diverse, con tanti modi di giocare differenti, con tanti giocatori anche di alto livello, però tutta questa mia crescita a nulla servirebbe se io non la mettessi adesso a disposizione completa di quello che è la mia nuova vecchia società. E passiamo allo Spezia, che affronta questa sera nella terza giornata di campionato il Sassuolo. Come è già avvenuto per il debutto con l'Empoli, gli Aquilotti potranno contare su una curva ferrovia gremita, dato che tutti gli italiani disponibili sono esauriti già da ieri. Ci colleghiamo con Enrico Lazzeri per le ultime novità delle formazioni. A te, Enrico. Ciao, buonasera. Sarà un picco, come dicevi già, abbastanza piena questa sera. Ci saranno probabilmente più di 8.000 spettatori e questo trascinerà sicuramente gli Aquilotti, che affronteranno un Sassuolo che, nonostante si sia un po' indebolito, almeno sulla carta, dalla vendita di giocatori importanti come Scamacca e Raspadori, sicuramente può ancora contare sulle magie di Berardi, ma anche la vena realizzativa di Pinamonti, che sta piano piano diventando un giocatore più importante, diciamo, dal punto di vista anche realizzativo rispetto al passato. Formazione del Sassuolo confermata, quindi con Pinamonti e Berardi là davanti, Erlic sarà nella linea dei difensori centrali. Per quanto riguarda invece il discorso legato allo Spezia che anche qui conferma la formazione che sapevamo avrebbe messo in campo il mister, tranne forse la novità di Ristov al posto di Caldara in difesa, quindi Ristov giocherà con Tibior e Nicolao nella linea difensiva 3, con il portiere Dragoschi tra i pali chiaramente, e per quanto riguarda gli esterni di centrocampo, Giasi giocherà sulla destra, mentre dall'altra parte ci sarà Rezza. A centrocampo, il centrocampo diciamo quello che ultimamente sta dando migliori soddisfazioni, quello già visto in campo con l'Empoli, quindi Agudelo da una parte, centrale Burabia con Bastoni invece sulla mezzala sinistra, davanti Verde ha solo recuperato negli ultimi giorni, quindi va in panchina, giocherà Strelez vicino a Nzola, e quindi questa sarà la formazione iniziale da parte degli Aquilotti. Chiaramente a lungo andare, nel corso del secondo tempo, potranno entrare anche Verde e gli altri rinforzi portati in panchina da mister Gotti. La linea può tornare a te. Bene, grazie Enrico. Per questa edizione quindi è tutto. Io vi lascio come sempre alle previsioni meteo a cura di Limet, il centro meteo per la Liguria. Vi ringrazio della cortese attenzione, a tutti auguro un buon proseguimento di serata e per domani una santa domenica. Arrivederci.
Un saluto da Simone Frattini di Limet, promontorio anticiclonico che tende a rinforzarsi sulla penisola iberica, mentre sull'Italia sono ancora attese infiltrazioni di aree più fresche in quota, che determineranno tempo variabile ed a tratti instabile. Ma veniamo ai dettagli per quanto riguarda la giornata di domani, domenica 28 agosto, in Liguria. Tra la notte e la mattinata dei rovesci, anche a carattere temporalesco, potranno interessare il settore centro-occidentale della costa. Tempo asciutto con nuvolosità sparsa altrove. Dalle ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, formazione di rovesci temporali su Alpi Liguri ed Appennino centro-orientale. Asciutto con solo qualche addensamento in transito sul resto della regione. I venti saranno al mattino deboli o moderati da nord-est a ponente, da est-sud-est altrove. Nel pomeriggio deboli al più moderati dai quadranti meridionali ovunque. Il mare si presenterà poco mosso. Ed infine le temperature, con le minime che saranno pressoché stazionarie, mentre le massime in lieve calo. Lungo la fascia costiera valori minimi oscilleranno tra 18 e 24 gradi, mentre nell'interno tra 9 e 18 gradi. Le temperature massime saranno comprese tra 24 e 31 gradi sull'intera regione. Per questa edizione è tutto, maggiori info sul nostro portale centrometeoligure.com ed inoltre vi ricordo di scaricare e consultare la nostra app gratuita LIMET.